ognuno di noi ha avuto esperienze oniriche, di vissuto all'interno di uno spazio, dentro il sogno, è uno spazio che si rappresenta. Tu sei, vivi, corri, cammini, abiti, hai percezioni e contemporaneamente hai la dimensione dello spaesamento insieme alla dimensione del riconoscimento di luoghi che non sai da dove ti arrivano, ma esistono e tu sai che quei luoghi li riconosci. Non so se questa cosa l'hai esplorata, però è una dimensione interessante perché ha a che fare con la geografia, ma non sai che tipo di geografia. Ma io non ho risposta a questo, però credo questo, che è essenziale alla sfera dello spazio, della spazialità, la dimensione dell'immaginario e dell'immaginazione. Le arti secondo me lo testimoniano già, nel senso che, per esempio, Genova non sarebbe più la stessa senza Via del Campo di De André, per dirne una. Quando poi fai un esercizio di fiction, fai ancora una cosa in più. Cioè, quando costruisci una geografia immaginaria, utilizzando dimensioni della realtà, ma rimescolandole, facendo variazioni. E quindi giocando per produrre luoghi che non esistono. Però che la cui realtà in qualche modo dipende dalla infinita varietà che la Terra già offre da sola. C'è sempre questo gioco per cui da una parte lo spirito, la mente, diciamo, è più grande perché è in grado di inventare quello che nella realtà non c'è. Però vale anche il contrario, che molto spesso quello che noi inventiamo o sogniamo o pensiamo che sia più grande è in realtà il rimescolamento di elementi che io ho sperimentato, mentre se viaggiassi vedrei cose veramente ancora no più... Quindi c'è sempre un lato idealistico in quello che dico, ma c'è anche un lato realista. La realtà è comunque fuori di noi ed è la base, probabilmente, almeno dal mio punto di vista, anche dei rimescolamenti immaginari che facciamo. Però sicuramente è vera una cosa, che siccome la geografia è esattamente il disegno della Terra, e siccome il disegno, nonostante l'ambizione mimetica, è sempre anche un atto creativo, è proprio dentro la geografia la creatività dello spazio. E poi la relazione tra lo spazio e il tempo, perché in realtà questo c'entra anche col discorso, perché poi l'immaginazione è un'immaginazione temporale più delle volte, non è un flash che poi svanisce, cioè se hai tempo di sedimentarsi è perché c'è il tempo. La cosa interessante è l'evoluzione non proporzionata di spazio e tempo. Cioè gli spaesamenti temporali che nella vita verosimilmente avanzeranno mano a mano che cresceremo, non sempre trovano conforto nella dimensione spaziale, nel senso che lo spazio ha una potenza veramente incredibile nel cristallizzarlo il tempo, mentre il tempo vissuto scorre, va e viene, mi guardo davanti a uno specchio e dico mamma mia, naturalmente è sfasata la linea temporale rispetto allo spazio, ma è possibile ed è anzi probabile che la città da cui io sono nato c'era prima che io nascessi e ci sarà ancora quando sarò morto, e che cambierà, ma cambierà con ritmi diversi e secondo dinamiche che non sono quelle della vita umana, del vissuto umano. Ma quello è un problema non più spaziale, quello è un problema temporale, e esattamente la temporalità vissuta personale. Lo spazio è più selvaggio, lo spazio cristallizza, ferma, arresta, cristallizza temporalità diverse, per esempio. Il tempo della cascata è diverso dal tempo della Terra, della geologia. Questa è un'altra cosa bellissima, la diceva Rosario Assunto, che è un filosofo partenopeo degli anni 70, che scriveva sul paesaggio, e diceva il paesaggio è una cristallizzazione di tante temporalità diverse, tanti elementi diversi combinano il paesaggio, se ci pensate, in un paesaggio hai robe antropiche, robe non antropiche, robe formate, non so, dall'ecosistema vegetale e robe che invece dipendono dalle placche tettoniche, cioè il paesaggio è un modo di guardare lo spazio che è la combinazione sempre originale di elementi diversissimi che rispondono ognuno di loro a logiche scientifico-disciplinari totalmente diverse, ma il paesaggio non risponde a nessuna di quelle logiche perché è la combinazione, l'associazione mai algoritmica, sempre in qualche modo anche un po' occasionale, che non vuol dire irrazionale, però vuol dire non dimostrabile attraverso, per esempio, una legge nel modo in cui si può fare, non so, la legge di gravitazione universale. Allora, le temporalità che vengono cristallizzate sono temporalità di elementi diversi che rispondono a logiche disciplinari diversi. La temporalità dell'acqua, la temporalità della terra, poi c'è la temporalità della storia,
E poi c'è la temporalità della vita biografica, la quale può, con le sue piccole tattiche, intervenire nelle altre due temporalità, dando un minuscolo contributo, ma per lo più venendole condizionata. Ma non c'è, secondo te, un confine? Conquistato il mondo, costruita la globalizzazione, creati poteri che sembrano non facilmente contrastabili, il vero dépaysement, il rapporto con spazio ulteriore, lo spazio nella sua solidità oggettiva, eccetera, non si dà più. Rimane forse un confine, che è quello ambientale, ma il confine ambientale è un confine che sfugge, ambiguo, e che non mi sembra ancora al centro dell'attenzione di nessuno, per cui la conquista dell'equilibrio ambientale, dello spazio che ci circonda, è una conquista tutta da costruire e persino da immaginare. Non so se sia ancora un po' però la narrativa della fine di... Dipende qual è posto in gioco della geografia, per stare alla geografia. Diciamo che mi conforta l'idea che i geografi pensano di se stessi che il compito della geografia non è il disegno della Terra in un senso tecnico. Il disegno della Terra in un senso tecnico è finito. Sarebbe un po' però come trattare la storia come la conoscenza enciclopedica delle date in cui qualcosa è successo. Cioè sarebbe lo stesso livello di profondità, cioè zero. Invece la storia, noi possiamo tornare 100 miliardi di volte su alcuni eventi storici, ancorché già conosciuti, nei minuti e nei secondi, ma alla fine queste sono questioni interpretative, questa è l'ermeneutica invece. L'ermeneutica oggi, non è la giornata di Vattimo, è anche bello ricordarla forse, no? È una derivazione della fenomenologia, ma è una pratica antichissima, molto più antica della fenomenologia, però nella forma moderna praticata anche da Vattimo è una derivazione della fenomenologia, dove si dice che non solo l'esperienza umana può essere descritta e capita indipendentemente dal fatto che non sia scientificamente dimostrabile, e questa è già la fenomenologia, l'ermeneutica aggiunge che l'esperienza in genere si costruisce intorno a interpretazioni della realtà. E non solo l'esperienza, anche le conoscenze, per la verità. Anche la scienza è una delle possibili interpretazioni della realtà, il che ha trascinato contro l'ermeneutica un'accusa spesso ingenerosa di relativismo radicale. Ci sono tendenze estreme di questo tipo. Accettare che la scienza è una delle possibili interpretazioni non vuole dire che la scienza ha torto in quello che sostiene. Vuole dire accettare che le verità della scienza valgono all'interno del registro della scienza. Voglio dire, cioè, sapere che il Sole è una massa informe e priva di coscienza di fuoco non mi impedisce magari di, che ne so, adorarlo, pregarlo, farci una poesia sopra, perché da un punto di vista fenomenologico il Sole lo interpreto come qualcosa senza il quale non ci sarei, ed è vero, tra l'altro, per quanto sia solo una miserabile palla di gas. Quindi il punto è, il registro di verità della scienza è, c'è ed è preservato e vale per quel che vale, cioè per tutta una serie di abilità pratiche che ci consentono, no, di gestire. Però poi ci sono le interpretazioni. L'esperienza si costruisce intorno alle interpretazioni, e le interpretazioni non sono quasi mai un fatto solo biografico. Ecco, questa è l'altra cosa su cui io combatto una battaglia. Cioè, le persone oggi pensano che le interpretazioni sono fatti privati. Quasi niente è privato nelle nostre interpretazioni. Quasi tutto è legato a modi di pensare che sono storici, culturali, condizionati dalla famiglia, condizionati da questo, da quello. Ma oggi la filosofia è fraintesa, molto spesso. No, allora, o c'è la scienza, o se no, vabbè, la tua opinione. Ma anche la tua opinione nel pensare così è figlia di un modo di sottovalutare i saperi che non sono di carattere strettamente scientifico, che è figlia della nostra epoca e non è di tutti i tempi. Ma adesso questo c'entrerà meno. Ma era per dire, il sapere storico e il sapere geografico ha, secondo almeno la teoria ermeneutica, la sua essenza nell'interpretazione. Perché tutto ciò che è rivolto all'accertamento dei fatti è solo metà, ed è la prima metà del compito e della storia e della geografia. Una volta che io ho elencato le statistiche di produzione economica agricola di un paese, mi resta di fare tutta l'altra metà del problema, che è quello che è più rilevante anche politicamente, per esempio, cioè cosa ce ne facciamo, quali sono gli scenari di prospettiva, dove vanno, cos'è che c'è dietro.
Tutte queste domande attengono al piano dell'interpretazione, non attengono al piano della dimostrazione scientifica. Per la storia questo è tanto più vero. Io ormai credo che il problema della storia non sarà più tanto andare a rischiarare i fatti in quanto tali, ma sarà metterli in prospettiva, capire qual è il nesso tra quei fatti, alcune conseguenze, alcune cause. E in questo c'è un lavoro interpretativo che non è, francamente, puramente privato e non è nello stesso tempo nemmeno dimostrabile scientificamente. Questo è un punto che riguarda anche la storia della filosofia, però secondo me riguarda anche la vita dei luoghi. Cioè i luoghi non sono le statistiche che lo definiscono. I luoghi in fondo sono un impasto di materia, rappresentazione, affetti suddivisi ideologicamente, per genere, per generazione, cambiano continuamente. Però questo cambiare continuamente è anche in qualche modo frenato dalla capacità di cristallizzazione della materia spaziale. Cioè la materia spazializzata rappresenta un arresto. Lo spazio è anche un vincolo. C'è una versione marxista della cosa che sto dicendo, molto importante, la dialettica socio-spaziale di David Harvey. Secondo David Harvey, lo spazio è sempre stato un po' dimenticato anche nella teoria marxista. Lui dice: occorre che ci rendiamo ben conto che i rapporti di forza e le forze produttive nel loro interagire dialettico lasciano sedimenti spaziali che vincoleranno le relazioni anche dialettiche, storiche, sociali successive, anche se sono il riflesso di una stagione della storia precedente. Quindi noi siamo, per esempio, butterati dappertutto di espressioni del conflitto dell'epoca industriale fordista. Queste espressioni sono le fabbriche dismesse. E non è che oggi noi siamo semplicemente in un nuovo mondo. Beh sì, però intanto la struttura di prima è rimasta nello spazio. E questo perché, torniamo al punto ontologico, cioè lo spazio è un sedimento potentissimo. Laddove il tempo scorre, lo spazio fa esistere. Scusate, ma ancora altre cose. Una fotografia nasce per quello, per far essere, per far esistere ancora ciò che non sarà più. Nell'Ottocento fotografavano i morti. Ma questo perché? Perché tu stai producendo in immagine nello spazio, utilizzando la materia spaziale, spazializzata, una memoria che è altrimenti destinata a essere dimenticata. Pensate alle voci dei morti. Fino a prima che ci fossero molto recentemente supporti in grado spaziali, spazializzati, in grado di fare la stessa cosa anche per le voci, la voce del morto sarebbe stata magari sempre. Sì. Mentre invece ciò che può essere spazializzato resiste, perché lo spazio è una struttura di resistenza ed è anche un terribile vincolo e che sta lì a ricordarti un'epoca nella quale la società era diversa. Capito cosa voglio dire? Questa è la dialettica sottospaziale. Allora la domanda diventa: sdoppiamo questa roba marxiana struttura sovrastruttura e trasformiamola in una triangolazione. Struttura sovrastruttura spazio. La dialettica sovrastruttura struttura è una dialettica temporale. Mettiamoci anche lo spazio, perché lo spazio interviene attivamente sul tempo, producendo vincoli, eccetera.